Un dedalo di strade con cortili, scale e giardini che si rincorrono tra le tipiche casette rosse invecchiate al sole dei loro 100 anni. Un secolo è passato da quel 18 febbraio del 1920 in cui Vittorio Emanuele III, re d'Italia, posò la prima pietra per la costruzione del quartiere Garbatella. Siamo a Roma, non distanti dal centro, ma qui l'anima popolare è la stessa di 100 anni fa. Ci si conosce un po' tutti, ecco, anche se ci sono nuovi arrivati, però la maggior parte delle persone sono quelle che tu ti ricordi da quando eri bambina. Una volta c'è stava la Beatrice e si partoriva dentro casa. Io sono nato dentro la Garbatella. Posso chiedere un ricordo che, della sua vita che la lega a Garbatella? Quando sono passati gli americani più o meno la data non me la ricordo, e abbiamo visto i carri armati e le prime caramelle con il buco. Inizialmente erano solo colline per la pastorizia, poi queste strade hanno legato i loro nomi alla resistenza fascista e in tempi ancora più moderni alle pellicole che l'hanno resa protagonista. Che tipo di quartiere è Garbatella? Garbatella è un quartiere in cui si stratificano più storie. Anzitutto c'è quella originaria che viene oggi con particolare enfasi sottolineata, che è quella delle origini custodite nella memoria. Ma Garbatella è anche la nuova Garbatella che sta emergendo, che attira quindi realtà nuove, famiglie giovani, persone con interessi culturali molto spiccati. Quindi è una coralità di voci che va compresa nelle sue molte sfaccettature. L'origine del nome Garbatella è attribuito al particolare garbo con cui uno stessa ospitava i viandanti. In 100 anni sono tante le persone passate da queste parti. L'augurio di lunga vita risuona tra le strade in festa in questi giorni.